Vogliamo che la morte fosse come uno di quegli insetti strani e schifosi che qualcuno inaspettatamente ci scopre addosso. Lei passa per la strada. Un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto, con due dita protese le dice: scusi, permette, guardi che lei è morta addosso. Ah sì? E con quelle due dita protese la prende? La butta via. Ma non sarebbe magnifico? Purtroppo la morte non è come uno di quegli insetti strani e schifosi. Tanto che passeggerò disinvolti e inconsapevoli, magari questa morte ce l'hanno addosso. Pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani, dopodomani. Le faccio vedere una cosa. Venga, venga. Guarda. La vede questa piccola macchia? Non sa come si chiama? Ha un nome banale, mediocre. Un nome che non aspira a alcuna commozione. Si chiama Epitelio. Prova a dirlo anche lei. Epitelio. La morte, capisce? È passata. Mi ha ficcato questa bella medaglia sul labbro e mi ha detto: tienitela cara, perché ripasserò fra 3 o 4 mesi. Ah sì? Ora mi dica lei come io posso stare a casa tranquillo e quieto. No, io ho bisogno di uscire, di perdermi, di osservare.